È notizia di ieri sera. La rivista tedesca Der Spiegel ha pubblicato un lungo report sulla gestione del Covid in Italia. Già dal titolo si capisce tutto. Prima è arrivato il virus, poi l'occultamento, si legge nell'articolo. Ma il continuo non è da meno. Le accuse sono gravi. L'Italia ha reagito troppo tardi e in modo errato alla pandemia. Il paese è stato travolto anche perché i piani di crisi erano obsoleti e inadeguati. Gli errori sono stati tenuti segreti, afferma la rivista. L'articolo prosegue e aggiunge: Giuseppe Conte e il suo ministro della salute sono stati già interrogati e da mesi stanno venendo alla luce nuove omissioni, spiegano in riferimento alle indagini avviate dalla procura di Bergamo su impulso dei parenti delle vittime. Non si tratta più solo di singoli casi tragici, ma di fallimenti fondamentali e di insabbiamenti. Mi preme precisare che attualmente non sappiamo a quali risultati porterà questa inchiesta. Esprimere oggi un giudizio affrettato potrebbe risultare un grave errore. Bisogna aspettare, nella speranza che in questa vicenda la verità venga a galla. Ma questa notizia ci introduce all'argomento che intendo trattare, cioè l'argomento delle colpe nascoste. Di certo possiamo dire che in genere gli uomini tendono a nascondere i loro errori, nella speranza che nessuno mai li scopra, e a volte ci riescono. Secondo i dati Istat, siamo in grado di sapere quanti casi di omicidio, ma anche di altri reati più o meno gravi, restano senza un autore. Secondo le ultime statistiche pubblicate nel 2019, siamo intorno al 24%. Anche se alcuni riescono a sfuggire alla giustizia e a portare fino alla tomba i loro segreti, c'è qualcuno a cui nessun segreto può essere nascosto. Questa persona è il Signore. Gesù un giorno fece questa dichiarazione che leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 12 al verso 3. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Quello che Dio conosce già oggi, ma che nessun uomo conosce, nel giorno finale del giudizio, Dio lo renderà pubblico a tutti. Ogni segreto nascosto nel cuore dell'uomo sarà rivelato dal Signore e portato alla luce nel giorno del giudizio finale. E allora tutti verranno a conoscenza dei pensieri malvagi, gli atti orrendi commessi da alcuni e ogni altra cosa ingiusta che gli uomini avranno tenuta nascosta per cattiveria o per paura o anche per vergogna. Alla luce di questo, ora siamo un po' preoccupati, non è vero? Proprio perché tutti noi abbiamo qualche o molti segreti di cui ci vergogniamo. Il sapere che un giorno diverranno di dominio pubblico certo non ci lascia tranquilli. Ma grazie a Dio, noi credenti non abbiamo nulla da temere da quel giorno, perché i nostri errori, o sarebbe più corretto chiamarli i nostri peccati nascosti, sono tali soltanto fino a quando non sono confessati al Signore. Se noi confessiamo al Signore i nostri peccati, essi sono da Lui perdonati e scompaiono, vengono cancellati dalla grazia di Dio. Allo stesso modo che la grazia concessa dalla giustizia umana cancella i trascorsi giudiziari di una persona dalla sua fedina penale, la grazia di Dio cancella i nostri peccati per sempre e nessun segreto di cui potremo vergognarci sarà trovato o reso pubblico. Approfittiamo di questa grande opportunità che ci viene offerta da Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Confessiamo i nostri peccati segreti, nascosti, chiediamo perdono e non avremo nulla da temere nel giorno del giudizio. Concludo questa riflessione con i meravigliosi versi che si trovano nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, versi 8 e 9. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vi auguro di fare questa esperienza voi che non avete ancora conosciuto Cristo, e noi che abbiamo conosciuto il Signore, noi credenti, continuiamo a confessare i nostri peccati a Dio, perché in Lui troviamo perdono in abbondanza.
Dio vi benedica e buona giornata a tutti.